Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Siva in questo nuovo video di Wolfenstein 2 The New Colossus. Bene, io vorrei riprendere da dove eravamo rimasti e vedere un po' cosa possiamo fare di bello. Allora, vediamo un po', qui lo prendo subito. Oh, ma te che cazzo ci facevi qua? Oh, questa poi. Beh, sono contento, ho trovato subito un di quelli. Non mi ricordo un po' perché è 3-4 giorni che non gioco, quindi ho fatto una strage qua, mamma mia. E quindi non mi ricordo di preciso cosa dovevo fare. Mamma mia, quanta roba c'è da prendere qua. L'ho lasciato tutto quanto dietro. Accidenti. Va bene. Andiamo avanti. Come al solito non so dove andare. Vediamo se mi dice qualcosa qui. Non mi dice un cazzo qui. Va bene, vediamo un po' la mappa. Non mi dice un cazzo. Perfetto, direi che siamo proprio a cavallo. Andiamo pure avanti, magari in punta di piedi così faccio meno rumore, anche se mi sa che qui di strage ne ho fatto parecchio. Vediamo se ho un obiettivo, qualcosa. Qui c'è l'allarme, qui c'è qualcosa da trovare, l'obiettivo l'ho visto adesso. Eccoci qua, solita roba da leggere, che leggerò sempre dopo. Sempre dopo faccio, ma poi non leggo mai un cazzo, devo riguardarmi i video e rileggere tutto, almeno così capisco un pochino più della storia. So che ho così tanta roba da fare, titoli da giocare, che alla fine mi imbarello sempre. Andiamo un po'. Ci siamo arrivati, dai. Magari prendo i piedi, ecco, lo sapevo. Quindi, vogliamo che i nazisti lascino la bomba al suo posto quando l'avrai piazzata, giusto? Beh, allora è nel reattore nucleare dell'Oberkommando che devi metterla. Così i nazisti non rileveranno le sue radiazioni, non la troveranno e non la disinnescheranno. Perfetto, mi fa molto piacere. Se riuscissi a fare in stealth, non è che ci sputerei sopra, eh? Però, insomma, proviamoci. Non è che riesca a farcela. Stacca! Ok. Una è andata. Wow, ho un'ansia esagerata perché non so effettivamente dove sia. Non so dove sia, 52. Non ne vedo uno. Vediamo un po'. Per me mi beccano. Oh, qui sono nell'ombra. Che sia lui. Ok, due li ho presi. Prendere quello è impossibile. Doveva essere Robin Hood per farcela. Aspetta che salvo, perché sapete, non è che non mi fidi, però insomma. Allora, due li ho uccisi, questo mi fa molto piacere. Oh, qui siamo nell'ombra. Non so se conti qualcosa ai fini di questo gioco, però vorrei provarci. Vediamo un po'. Tac, non l'ho preso. Ho detto, la pistola è limitata. Non arrivo molto lontano, però voglio provarci lo stesso. Vediamo un po', qui c'è tanta tanta roba, qui ci sono munizioni e non posso prenderle. Non lo so, ma porca miseria, non lo prendo. Quanto cavolo di distanza deve avere la pistola per riuscire a prenderti? Ok. Bene, questo non lo prendo, vero? Andiamo piano, piano, senza farci sentire. Wow. Sono al massimo. Mamma che tensione! Al massimo. Oh, qui sono ben. Oh, eccolo! Eccolo! Sarebbe bello poterlo prendere, ma non ci riuscirò mai da qua, vero? Ce l'ho fatta! No, ma sei un pezzente! Cioè, questa non l'ho capita, Vabbè, facciamo finta che. Ok, non è saltato l'allarme, dai. Oh, che ansia. Che ansia. Il cagnaccio. Ok, non è scattato l'allarme. Sono abbastanza soddisfatto. Una volta tanto che riesco a fare una roba in stealth. Ah, che Dio che sia benedetto. Allora, vediamo un po' di farcela. Non vorrei fare altre figure di merda, siccome io le faccio ad ogni video e ad ogni gioco. Vabbè, vediamo un po'.
non dovrebbe esserci più nessuno, perché non essendo scattato l'allarme, in teoria, a livello teorico, non c'è più nessuno. Vai! Oh! Che cosa piacevole! Adesso cosa devo fare? Gioco, dimmi qualcosa! Gioco, non mi dice un cazzo. Vediamo cos'è questo. Hangar. Obiettivo missione, che non mi dici un cazzo. Ah, devo andare di là, quindi scendo le scale qua, giro a sinistra e faccio tutto in stealth, vero? Faccio tutto in stealth? Non so perché me ne dubito che sia così. Devo andare di qua, lui dice. E infatti è lì. Ok, andiamo qua. Mamma mia che tensione. Mamma mia che tensione. Mamma mia che tensione. E questo è una cosa interessante. Non posso prendere niente. Va bene, ok, andata. Super Spash, sto innescando la bomba adesso. Faresti meglio ad andartene da Roswell prima che salti tutto in aria. Sì, fratello, bella storia. Il mio contatto darà l'allarme tornado per evacuare la città. Trova un'uscita e allontanati dall'area. Ho quasi sgomberato il centro di controllo. Ci vediamo all'appuntamento a Galveston. Affare fatto. Perfetto, andiamo così, dai. Forza, mi sono... Ma porca di quella porca, mi hanno attivato l'allarme a quanto sembra. Ok, fuggisco. Fuggiziono. Fuggisconiamo. Devo andare, non mi dice un cazzo. Da dove cavolo fuggisco? Forse qui, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Devo fuggire. Quindi andiamo con quest'arma. Porca di quella porca. Oh cazzo. Non ho capito un cazzo, lo sai. Porca miseria. Miserix. Non sarà facile. E la miseria, che cattiveria sublime e devastante. No, questo è un mortaio. Non è che c'è un modo simpatico per uccidere questa cosa. Allora. Dai. Porca la miseria X. Ok. Forse ho capito. Ragazzi, devo provare. Sennò come faccio a sapere come fare? Se mi fa rifare da capo mi incazzo come una bestia. Perché comunque tu mi hai caricato una cutscene, vero? Allora, ok. Devo capire questa cacacarte come si... no. Allora, vediamo un po'. Devo capirlo, ma se mi dai un secondo per capire, magari... Ma forse qua. Ok, l'ho capita. Questo è andato. No, porca di quella porca! Mi tocca andare a 1 km e 200.000 metri di distanza. Se no, questo qui, oppure mi tocca correre in continuazione. Devo provare a fare un po' di strategia. Logicamente, se non provo, non so. Vedete del cazzo, grazie. Molto gentili. Ok, devo togliermi dai coglioni di tutta sta gente. Perché se no. Porca la placa. Dove siete? La flacca, dai, porca di quella trota, dai che lo faccio fuori sto cacacazzi. No, ma da dove cazzo mi ha preso? Ma porca miseria, ma perché mi devo sempre incazzare? Porca miseria, cioè non si capisce una benamata mazza di come fare sto cacacazzi di livello. Cazzo, e questa poi non lo sapevo che potevo cadere. Beh, altra figura di merda. Io l'ho detto che li faccio figure di merda in sto gioco. Non solo in questo, Però, ok, proviamoci. No, questo no. Allora, andiamoci. Ok,
vedo. No, 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 no. No, 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 no. Aspetta, non posso vederlo, non sono un cazzo. Porca la flacca, perché continuo a avere ancora una. Questo serve qualcosa. Ma come cazzo ha fatto a prendermi? Me lo spiegate? Come fa a vedermi ogni volta? Devo ammazzare sti cacacazzi. Dove sono? Dove sono? Eccoli! Non vedo un cazzo, non vedo. No, la puttana! Di tua sorella! Faccio ammazzare questi. Perfetto. Allora, dove siete? Ma vaffanculo. No, non è possibile. Ragazzi, provo un'altra volta, poi faccio il taglio, perché porca di quella porca, non riesco a fare niente. Non riesco a capire, non è molto chiaro come cosa. Purtroppo devo darmi una mossa per questi cacacazzi. Dai, forza. Vediamo un po' se basta che faccia così. È ora di tagliare la corda. Ah beh, devo fare solo così. Probabilmente c'era da ucciderlo col cacacazzi. No, così non è bello. Non mi piace. Però, se non potevo fare altro. Ok. Ho preso tutto quello che potevo prendere. Mi dispiace, avrei voluto ucciderlo, dai. Sarebbe stato più carino. Un po' di strategia, un po' di qualcosa, invece così è proprio lo sparo e basta. Sì, continuate a correre, nazisti! Ok. Grazie che non si fa. Se no, un livello di difficoltà un po' elevato rispetto al gioco che fino adesso si è svolto. Oh. Magari si faceva. Ma quanto parla sto tipo? Ehi, dove andate? Infatti, dove andate? Porca miseria, vanno via tutti. Mamma mia, mi ha lasciato un po' perplesso, devo dire, la cosa. Non pensavo. Aspettate, voglio esplorare perché non voglio lasciare dietro niente. Questo? Era lì. Boh. Questo poi. No, no, no. Che cazzo. Fammi vedere dove sei. Non ti vedo, ma porca di quella porca. Santa miseria. Dammi il modo di vedere dove sei. È arrivato, sparava. Io non lo vedevo. Tanti saluti. Tutto qua. È una vita di merda. An alle hochrangigen Mitglieder des Oberkommandos bereit machen sì. Für sofortige Evakuierung. Halten Sie Ihre Papiere bereit und quanto cacchio parla. Dove andate? Parla troppo quello lì. Allora, adesso devo capire dove sono tutti quanti. Ok, questo è andato. Altri? No, perché sennò fanno il culo e tanti saluti. Non vedo nessun altro. Qualcuno ci deve essere, perché prima mi ha massacrato. Eccoti qua. Porca miseria, questo piglia il via come se proprio. Ok, mamma mia. Cioè, col mouse tastiere riesco a prendere la mira anche senza bisogno di prendere la mira, insomma, avete capito, no? Era chiara la cosa. Altri? Mamma mia. Cioè, veramente esagerato. Io vorrei tanto avere più vita, ma ancora non me lo permette di avere più vita. Andiamo. Adesso sono abbastanza sicuro che... Che porca miseria. Mamma mia, quanta munizioni ci sono. Oh, questo mi interessava. Adesso mi ha fatto tanto male. Ho ancora 200. Mi sono preso un colpo, dicevo che era un nemico. Invece ero io. No, così no, in punti di piedi. No, grazie. Andiamo avanti. Ecco, ero arrivato qua prima di morire. Qui non si va. Oh, che bene, mi fa piacere.
Oh cavoli, dicevo è un po' che non trovo potenziamenti, mi sono fatti scappare da marea. Vai, morici. Oh cavoli, fritti, la merenda. Ok, vedete che qui c'è qualcosa. Quando c'è questa linea gialla non è che c'era qualcosa da fare con quest'arma? Con questa? No, non c'è niente da fare, vabbè. Va bene lo stesso, andiamo avanti, prendiamo un altro po' di questo. Questo mi ricarichi. Mi ha ricaricato, 240. 280. Va bene, andiamo avanti. Oh cavoli. Andiamo un po'. Oh, ce l'ho fatta, dai. Ho lasciato indietro 80.000 milioni di potenziamenti, ma pazienza. Andiamo un po'. Cavoli. È proprio tranquillo, eh. Chiavi. Bella così, eh. Corre. Perfetto. Beh, sempre con le palle. Arma, chiavi, corri. Cos'è sto coso? Non l'ho mai visto. Ah beh. Certo che se fuori te ne accorgi con quello, eh. Cavoli, wow. Scaneggia proprio. Dallas. Guarda lì come va. È una figata. Ci fossero davvero quelle moto. Sarebbe bellissimo. Non so come si faccia a girare, sinceramente. Non è molto chiaro. Cioè pieghi? Vabbè che in bicicletta io giravo senza girare il manubrio. Le curve le facevo, quindi in teoria il principio è lo stesso. Dai. Siamo finiti in un bel posticino. Cavolo. Ah, mi ricordo sicuramente. Ehi, hey, ciao. Io sono Billy. Tu come ti chiami? Billy. Anch'io Billy, ma il mio papà dice che non devo giocare con te. Oh, perché dice così? Il mio papà dice che i negri sono il male della comunità e hanno una cattiva influenza. Sono sporchi e ladri, accattoni e cattivi. Non sono capaci né di leggere né di scrivere. Sono stupidi e puzzoni. E sono troppo fannulloni per fare un lavoro onesto. Madonna, che cattiveria. Beh, mio papà è morto, ma la mia mamma dice che i bianchi sono cattivi e ce l'hanno con noi e ci odiano. Perché prima le persone di colore erano loro schiave, ma ora i bianchi non possono più averne. Ed è per questo che non posso usare i bagni belli alla fiera. E il signore del negozio non mi fa entrare a comprare le gomme e le bibite anche. Madonna, ma che brutta cosa. Quali gomme ti piacciono? Angel Sculpts. Rosse o gialle? Gialle. Quelle rosse fanno schifo. Quelle rosse sanno di vomito. Già. Che c'è in quel barattolo, Billy? Oh, niente di che. Serve a catturare i girini. E a che ti servono dei girini? Li guardo solo nuotare. Poi gli do da mangiare briciole e carote, fino a quando non diventano rane. Ho visto dei girini nel ruscello. Vieni, ti faccio vedere. Oh, ok. Dai. Si ricorda... quando stava con quella ragazzina. Ricordi di avermi mostrato l'anello, mamma? Per una persona speciale. Beh, l'ho trovata. E le starà d'incanto. Ciao. Beh, dai, mi fa piacere. Dove devo andare? Naturalmente non si capisce un cazzo. Oh, devo andare qua. Ma cos'è che... qua o là? Decidetevi. Provo ad andare qua. Ehi, guarda, Billy! Il topo è caduto nel secchio e non riesce più a uscire. Guarda! Sta annegando! Sembrerebbe! Salvalo, Billy! Sta annegando! È solo un topo, fa schifo! Ci ruba il cibo, sparge germi e fa la cacca nella dispensa! Sta morendo! Sta morendo, Billy! Eh.
L'hai salvato, Billy. Sì. Gli hai salvato la vita. Piccoletto. Cavoli. Quanti anni avevo? Sarà stato il 1920. 9, forse 10. Potenzialmente magari... Cos'è? Oh, guardate. Esplorazione porta sempre bene. Oh, quanta roba da leggere. Che non leggo mai. Un bozzetto. Ma quanta roba c'era qui dentro? Sto granaio, fienile, quello che è. Oh, cavoli. Viene. C'è per visualizzare. C'è una scala. Ma perché le cose non le vedo mai? Sono proprio cieco, Non c'è niente da fare. Ecco qua. E poi esploro, Meno male. Questa lettera di Frank. Vabbè, poi la leggerò. Dai, stavo leggendo, ma poi mi sono fermato. Quindi c'era solo questo. Interessante. Quindi se vado qua non succede niente. No, non c'è proprio nulla. Scendiamo pure. E salvo. E magari ci vediamo al prossimo episodio con Roswell. Con Wolfenstein 2 The New Colossus. No, Colossus. Mamma mia, quanti punti di interesse ci sono. Parecchi. Quindi, quale sarà quello giusto? Uno alla casa, uno qua. Per me sono tutti ricordi che ripercorre il nostro protagonista. La storia è interessante, è molto bella, parlato anche bene, ma la giocabilità veramente lascia molto a desiderare rispetto ai precedenti episodi. Diciamo che se non avessi mai visto i Wolfenstein e avessi giocato solo questo, mi sarebbe piaciuto tantissimo. Ma purtroppo, essendo abituato ai primi due capitoli in un certo modalità di gioco, questa qua mi sembra un po' più... meno, come dire... coinvolgente, mi piaceva, mi coinvolgeva molto di più gli altri due capitoli. Questo, non lo so, siamo un po' a tunnel, un po', non lo so, devo ancora farci un po' l'occhio. Però per adesso vi invito a lasciare un commento, un like se vi piacciono i video e fammi sapere un po' la vostra. Per adesso vi do un saluto da Siva, ciao ragazzi.